Stremato, a pezzi, ma felice e soddisfatto. Salvatore Vittorio, veramente un'impresa titanica quella di mettere su questa macchina pazzesca in 5 giorni. Avete fatto di tutto e di più. Certo, magari anche con qualche cosa che non ha funzionato, ci può stare, ma soprattutto una kermesse splendida che ha avuto un grandissimo successo di pubblico e soprattutto di interesse. Sì, volevamo fare la festa del calcio a 5 e credo che ci siamo pienamente riusciti. Un ringraziamento a tutte le parti in causa, il primo alle nostre società per la correttezza mostrata in campo, per il grande spirito sportivo e per le competizioni che sono state tutte avvincenti. Sicuramente... Qualche scaramuccia c'è stata alla fine, ma ci sta, in tante partite ci può stare. Sono stati nel limite sportivo, sì, questo sì. È stato, io dico, un grande risultato sportivo. Sicuramente c'è stata una grandissima cornice che è stato il pubblico, gli amanti di questa disciplina, che hanno dimostrato che è nei nostri cuori, lo testimonia un palazzetto gremito di gente. In ogni occasione, dal 2 al 6 gennaio, hanno festeggiato con noi questa disciplina che sta prendendo sempre più piede, alla gente piace, alle nostre società piace e i sacrifici fatti sono per loro e noi siamo contenti di averli fatti. Nell'evento abbiamo inserito ulteriori eventi, partiamo dal Futsal Day che si è sviluppato stamane nei vari palazzetti del comune di Pescara, partiamo a una cosa che porto nel cuore che è la Special Futsal Cup, la prima edizione, per la prima volta 4 squadre di nostri atleti che vederli giocare, gioire per un gol. Che a noi, la cosiddetta quarta categoria. La quarta categoria, parlo proprio di loro e siamo stati soddisfattissimi perché abbiamo avuto una grandissima cornice di tanti attori, ma soprattutto gli attori principali sono stati i nostri giovani dove il buon Dio gli ha permesso di vivere una vita in condizioni diverse e loro si sono attornati, hanno festeggiato con loro e abbiamo mandato fortemente quel messaggio che volevamo, che lo sport è sicuramente integrazione. Una sola battuta finale, un grazie a Sandro Di Bernardino che non è presente perché è crollato letteralmente e un grazie anche all'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco e dall'assessora allo sport, la Martelli e il sindaco Masci, perché sono stati molto presenti e soprattutto vi hanno concesso il centro federale che è la cosa più importante di questa manifestazione. Sì, questo non è il mio risultato, ma è il risultato di una grandissima squadra. Sicuramente i ringraziamenti vanno rivolti al consigliere nazionale Sandro Di Bernardino che è stato presente dall'inizio dell'organizzazione che parliamo da settembre, quindi è presente in nostra nuova competizione, è stato presente, materialmente ha lavorato con noi. Io lo saluto e spero che stia bene perché è stato colpito da malore, sono 7 giorni di stress non indifferenti per tutta la squadra del calcio a 5. Un ringraziamento sicuramente va esteso all'amministrazione comunale di Pescara, dal capofila, dal sindaco Bruno da Carlo Masci, il quale ha dimostrato che porta nel cuore lo sport, porta nel cuore questo palazzetto che ha avuto insieme all'amministrazione comunale la capacità di sapercelo mettere a disposizione per questi eventi. Sicuramente un grande applauso va rivolto all'assessore allo sport Patrizia Martelli che è stata anche lei presente in ogni minuto di questa edizione della Fanalite. Io li ringrazio di vero cuore perché ci hanno dato quella spinta, quella voglia di continuare a fare e soprattutto di far meglio. Avvocato Carlo Masci, sindaco di Pescara, tanta gioia, tanto orgoglio nel presentare quest'oggi il Pala Ciro 40 come nuova casa del calcio 5 abruzzese, l'inaugurazione ufficiale del primo centro tecnico federale del centro sud Italia per il calcio a 5. Per Pescara è un motivo di grande orgoglio avere il primo centro tecnico federale del calcio a 5, ma è naturale che questo sia avvenuto a Pescara, perché Pescara è la capitale del calcio a 5 a livello nazionale, perché abbiamo squadre di livello nazionale e internazionale che nel corso degli anni hanno ottenuto trofei incredibili che oggi pongono Pescara come punto di riferimento del calcio a 5 in Italia e in Europa. Quindi era giusto che ci fosse questo centro tecnico federale quando ce lo hanno proposto, quando i dirigenti del calcio a 5 abruzzese hanno
lanciato quest'idea, noi l'abbiamo raccolta immediatamente, abbiamo messo a disposizione una struttura che è questa del palazzetto dello sport Ciro 40, ma io credo che questo sia soltanto un punto di partenza, non un punto di arrivo, perché noi dobbiamo puntare ad avere a Pescara la Coverciano del calcio a 5, dobbiamo fare il centro tecnico federale nazionale, perché Pescara ha tutte le caratteristiche perché questo avvenga, perché è una città che ha una logistica all'avanguardia, perché ha una posizione invidiabile al centro dell'Italia, perché ha delle organizzazioni legate al calcio a 5 che oltre alla passione mettono anche la competenza, quindi questa iniziativa deve essere il punto di partenza per ottenere di più e per ottenere questo centro tecnico federale nazionale, e oggi lo abbiamo dimostrato con questa manifestazione di Coppa Italia Abruzzo, che ha messo in campo centinaia di ragazzi che sono venuti a Pescara a svolgere questo campionato della Befana. Abbiamo visto anche, ed è stato bellissimo, squadre di ragazzi con disabilità esibirsi, perché lo sport è solidarietà, è sociale, non è soltanto competizione, e per quello che ci riguarda noi come amministrazione favoriamo tutte queste iniziative che portano socialità e solidarietà e sport, perché formano giovani che sicuramente diventeranno cittadini migliori un domani. Beh, quasi le 11 di sera, vedere un assessore allo sport reggere, tenere duro fino in fondo non è una cosa semplice. Patrizia Martelli, faccio i complimenti, perché vuol dire che ci teneva moltissimo a questa manifestazione, peraltro riuscitissima, lo dico io. I complimenti li faccio io a tutta l'organizzazione. È stato un evento stupendo dove l'organizzazione e dove l'amministrazione comunale ci ha creduto fortemente. Finalmente Pescara è la capitale del calcio a 5, il primo centro tecnico federale fatto qui a Pescara. Veramente siamo riusciti a ottenere dei risultati straordinari, e di questo devo fare un plauso e una lode a Sandro Di Berardino, consigliere consigliare, e non solo, ma anche a Salvatore Vittorio, che è stato il miglior esponente regionale, che ha contribuito con il suo carisma e il suo grande impegno. Sono stremati ma felici. Sì, assolutamente sì, e oggi devo dirlo, Sandro non si è sentito bene perché veramente ha dato l'anima all'organizzazione, quindi un saluto va proprio a lui e naturalmente a tutti i ragazzi che hanno partecipato e hanno reso questo giorno straordinario. In questa giornata di sport, oggi qui al Pala Ciro 40, siamo anche in compagnia della signora Anna Dovidio, la mamma di un giovane, Lorenzo Costantini, un giovane che ci ha lasciato troppo presto. Era una promessa del calcio, giocava nel Lanciano, era pronto all'esordio in Serie B, cercato anche da squadre di categorie maggiori. Purtroppo una brutta malattia ce lo ha portato via 5 anni fa, ma oggi Lorenzo è protagonista qui con tutti noi perché la signora ha aperto una onlus per dedicare appunto dei fondi alla ricerca contro questa brutta malattia, e tutti i giocatori premiati oggi per il migliore in campo delle varie categorie saranno intitolate alla memoria di suo figlio. Sono felice di essere stata invitata in questa manifestazione. Vedere tutti questi giovani belli e sani è importante. Che devo dire? Non lo so. In questo momento sono molto emozionata, perché vedere tutta questa gioventù mi fa tornare indietro quando seguivo il mio figlio che faceva le partite, che andava fuori casa, che noi seguivamo sempre, non giocava mai senza di noi. Lui ci stava dando delle grandissime soddisfazioni, perché era proprio bravo in tutto, non perché sono la mamma, ma a detta di tutti. Adesso purtroppo devo guardare avanti e pensare a chi c'è adesso e a chi ha bisogno. Quindi questa Onlus aiuta, oltre alla ricerca, oltre a fare le donazioni. Noi abbiamo aperto la casa di Lorenzo a Lanciano, che aiuta e sostiene le persone malate oncologiche, e di qualunque tipo di aiuto, della psicologa, della nutrizionista, yoga, assistente sociale, avvocato, di tutto e di più.
tutto gratuito, assolutamente gratuito. Non, chi viene da noi viene solo per chiedere aiuto, ma non dovrà dare nulla in cambio. Abbiamo molte persone, purtroppo per fare una stima così, 20 persone a settimana ci passano per la nostra casa di Lorenzo. Però ogni tanto voglio uscire anche fuori e vedere questa gioventù, vedere la bellezza della vita e di chi fa, e di tutti voi che vedo che fate tanto, e mi fa molto piacere collaborare in questo senso. Cus L'Aquila vince 3-2 contro Giulianova Annunziata, si aggiudica la Coppa Regione Abruzzo per la categoria Serie D, una partita davvero bella e palpitante fino all'ultimo. Si porta in vantaggio nel primo tempo, al secondo minuto, il Cus L'Aquila grazie a un'autorete sfortunata di Compagnoni, il pareggio di Caporale al primo minuto del secondo tempo, al quinto Aconito fa 2-1 per il Cus L'Aquila. L'allungo decisivo arriva al 28esimo nel corso del secondo tempo con D'Agostino, c'è solo il tempo per il tiro libero di Caporale ormai sulla sirena e quindi non arriva il pareggio che avrebbe portato ai tempi supplementari per il Giulianova Annunziata. Siamo in compagnia del mister Barrafante, una bella partita, sfortunati voi nel non riuscire a pareggiarla, è stata una gara davvero equilibrata, una delle due però purtroppo doveva perdere. Sì, come sono queste partite, si vive di episodi, siamo stati sfortunati sul primo gol, poi abbiamo provato a riaddrizzarla, ci eravamo riusciti, poi di nuovo abbiamo risubito un gol per un errore difensivo, ci sta, abbiamo provato, abbiamo giocato, sapevamo che il Cus L'Aquila era una buonissima squadra, merito a loro e merito anche ai miei giocatori che hanno dato tutto. Purtroppo, come hai detto tu, uno può vincere, quindi merito al Cus e faccio complimenti ai miei ragazzi che si sono comportati bene. Complimenti meritati dall'avversario in compagnia di Santilli, giocatore e allenatore anche di questa squadra che si sta coccolando la Coppa appena conquistata, una grande soddisfazione per voi. Sì, una soddisfazione immensa perché abbiamo fatto tanti sacrifici per partire, è una squadra che si autofinanzia. Il presidente del Cus Bizzarri che ci dà una mano in quel che può, quindi è solo orgoglio e soddisfazioni per questa Coppa. Faccio i complimenti alla squadra avversaria perché comunque hanno lottato fino alla fine, ci hanno dato del filo da torcere, tutti i giocatori di esperienza, invece da parte nostra tutti i ragazzetti, che chi è il primo anno che viene a giocare a calcetto, chi un paio di anni, quindi sono solo che orgoglioso dei miei ragazzi, come le ripeto faccio i complimenti a loro perché veramente ci hanno dato fastidio fino alla fine. Un trofeo che rimarrà sicuramente nella vostra bacheca, nei vostri ricordi di fronte a un palcoscenico come questo nuovo Palasport, il Ciro 40, la nuova casa del calcio a 5 regionale. Sì, questo è una cornice veramente bellissima, è bello venire qua e fare queste competizioni. Dà pure un po' a sti ragazzi la voglia di casomai di avvicinarsi pure un po' di più al calcetto, perché venire a giocare in questi campi è una cosa, penso, bella, una cosa bellissima e quindi, non lo ripeto, faccio solo i complimenti ai miei ragazzi. Complimenti anche da parte nostra, anche al Giulianova, vi rituffate adesso nel campionato, arriveranno le soddisfazioni anche per voi. Sì, noi siamo, adesso siamo quarti, ma ce la dovremmo giocare con lo Scerne, con il Penne, con il Pescara, quindi combatteremo per provare a fare qualcosa di buono in campionato. Dispiace, ma purtroppo, come abbiamo detto, hanno vinto loro, quindi merito a loro e adesso ci ributtiamo in campionato. Città di Chieti si aggiudica dopo l'Under 15 e l'Under 17 il terzo titolo vincendo la Coppa Abruzzo di C2 dopo una rimonta straordinaria contro un eccellente Virtus San Vincenzo che ha fatto un figurone. Passa in vantaggio la squadra della Valle Roveto al terzo minuto con un gol spettacolare di Giovanni Tolli, 1-0, sarà tra i migliori insieme con il fratello Giuliano il portiere. Al quarto minuto replica un Chieti battagliero che prima prende un clamoroso palo interno con D'Attilio, poi parata più palo su una conclusione di Destino al quinto minuto. A segnare il gol del momentaneo pareggio è Speranza al 12esimo con una rete splendida a volo su angolo di Ferrara, 1-1, ma la formazione aquilana riesce a realizzare il gol del 2-1 con Alfano su un assist
di Fabriani, 2-1 al 22° minuto nella ripresa. La musica cambia fino a un certo punto perché è proprio la Virtus San Vincenzo che va in vantaggio per la terza volta, 3-1 con un gol molto bello, con un assolo di Milanese, il capitano. Al 12° però Di Cicco cambia le sorti di un match, 3-2, accorcia con un gran sinistro nel 7. Al 20° poi arriva il gol del pareggio con un bel sinistro di Rutolo, suffragato al 25° da un altro gol bellissimo di Di Cicco, un bolide imprendibile per il portiere, 4-3 al 25°. Al 29° minuto c'è un palo interno di Milanese e sul capovolgimento di fronte arriva anche il 5-3 realizzato da Speranza, che infila il gol decisivo in diagonale. Fabio, una soddisfazione veramente unica, credo. Sì, veramente non me l'aspettavo, o meglio me l'auguravo, perché comunque arrivare con tre squadre alla Final Four significa che tu hai tre possibilità. Man mano che passavano i giorni, la consapevolezza di poter veramente scrivere la storia è cresciuta di minuto in minuto, sia con i ragazzi che ci hanno regalato ieri una domenica veramente splendida. Under 15, under 17 lo ricordiamo. 17, sì, un play-in con loro, e poi dopo aver battuto il Ripatiatina in semifinale, arrivare oggi in finale, l'acquolina in bocca ci stava venendo. E poi vincere così in rimonda significa che veramente la squadra ha un cuore, un'anima, un DNA vincente come questa società. Quindi, come ti dicevo in estate, abbiamo dovuto fare un passo indietro perché comunque le difficoltà economiche ci sono e ci sono ancora, permangono, però era un passo indietro per prendere la rincorsa e questo lo dimostra. L'aspetto tecnico me lo vedrò con inevitabilmente con l'allenatore Farinacci, però giù il cappello, io e te insieme, perché qui alla mia destra c'è la leggenda del futsal abruzzese, un certo Marco Citti, se non lo conosci. Beh, nonché direttore tecnico, lui ci tiene tanto. Non a caso, nel momento anche in cui Giuseppe dai primi di novembre ha iniziato a mettere mano nel consigliare, nel essere una grossa spalla per tutto lo staff tecnico del Città di Chieti, come per magia sono arrivati i risultati anche grazie al suo influsso. Poi Giuseppe non ha assolutamente bisogno di targhe, premi o di cappelli, perché è di più di una leggenda. Peppe, qua stiamo esagerando oppure insomma, qualcosa di vero in fondo c'è? Ma sì che è vero, dai. Il presidente che mi vuole tenere a tutti i costi, capito? Questo è come un contratto per il prossimo anno, a parte gli scherzi. Oggi sono un uomo più felice, a parte la leggenda, il premio, oggi i nostri ragazzi sono stati straordinari, ieri fantastici, quindi questa società non ho parole per descriverla, veramente complimenti ai nostri tecnici che sono stati anche bravi a gestire queste partite. Dopo 35 anni di carriera è stato riconosciuto questo come si dice? Un titolo. Questo titolo, questo riconoscimento, mi fa piacere. Forse il calcio a 5 in Abruzzo anche sta cambiando, ci stiamo dedicando più alla gente del calcio a 5 e questo è importante. Presidente Umberto Niscola del Virtus San Vincenzo, avete perso, ma come si dice con grande onore, e avete anche, tra virgolette, rischiato di vincere una coppa che è stata comunque il risultato finale di una partita bellissima tra due squadre correttissime. Sì, ci siamo andati vicino, sapevamo la forza del Chieti noi, però è stato bello, peccato, perché alla fine anche sul 4-3 quel palo di Milanese magari poteva regalarci i rigori, non lo so, però sinceramente vittoria meritata del Chieti, loro sono forti, noi invece andiamo... Ma voi non siete da meno però, No, no, noi, anzi. Paese di 500 abitanti, abbiamo portato 200 persone fino a Pescara, quindi è la vittoria più bella, la volevamo dedicare a loro, però niente, non ci siamo riusciti, ma a noi va bene lo stesso anche così, perché noi pensiamo a crescere, abbiamo una scuola calcio di 80 bambini, noi facciamo tante cose belle, quindi per noi va bene così. Quasi più bambini che gli abitanti. Sì, sì, sì. In sì, proporzione, sì, sì. Di una zona bellissima che io voglio evidenziare, perché la Valle Roveto è stupenda, veramente, complimenti, avete fatto una bella figura anche dal punto di vista della sportività. Sì, sì, è una nostra caratteristica, noi abbiamo vinto anche diverse volte la Coppa Disciplina, facciamo proprio il punto cardine noi, l'educazione non deve mai mancare, abbiamo detto anche ai nostri tifosi di comportarsi bene e tale è stato, c'erano bambini, signori anziani, è stato bello. Poi la Valle Roveto sì, è uno dei posti più belli d'Italia secondo noi, è proprio bella, bella tutta. Va all'Orione Avezzano la Coppa della Serie C femminile, un trionfo per le ragazze marsicane, un 4-2 sullo Sporting Gran Sasso.
una vittoria che apre anche le porte del nazionale. Infatti le marsicane affronteranno il tabellone per vincere la Coppa Italia tricolore. All'ottavo minuto apre le marcature, va in vantaggio lo Sporting Gran Sasso con la rete di Pezzotti. Il pareggio dell'Orione arriva al 23esimo del primo tempo con Lancia e poi al 27esimo contestabile su rigore porta in vantaggio le marsicane. Al 30esimo, quindi in chiusura di prima frazione di gioco, arriva la rete del 3-1 di Ferretti. Il secondo tempo si apre con la marcatura di Michetti per il 4-1 che di fatto va a chiudere virtualmente la gara. Rimane solo il tempo per la rete della meritatissima, la rete della bandiera del 4-2 di Fidanza al 23esimo e gli ultimi minuti di Accademia per le marsicane che festeggiano con il molto pubblico giunto da Avezzano. I complimenti sicuramente anche allo Sporting Gran Sasso, una delle società non favorite alla vigilia ma che con merito è giunta a questa finale e che chiude con una sconfitta molto onorevole e con le ragazze che escono con il sorriso tra gli applausi del numeroso pubblico giunto da Montorio al Vomano. Stanchissima ma felicissima Melissa Contestabile, protagonista di questa vittoria, questo trionfo dell'Orione, ieri il derby con la Fenice, oggi questa grande vittoria contro lo Sporting, una coppa davvero meritata per voi. Sì, sapevamo che era una competizione difficile, ma fortunatamente con la concentrazione giusta abbiamo portato a casa questa coppa. Anche delle marcature, risultato mai in bilico in questa gara, nonostante siate andate anche sotto inizialmente, poi avete ripreso coraggio, avete gestito la partita e di fatto l'avete chiusa anche con molta caparbietà. Dimostrazione di una squadra forte, una squadra che è anche ai vertici del campionato. Dove vuole arrivare questo Orione dopo questo trionfo? Ma sinceramente vorremmo cercare di vincere il campionato anche perché è il nostro obiettivo e quindi niente, siamo state brave a tenere la concentrazione giusta e viva noi! E non finisce qua perché questa coppa è sicuramente un trofeo da mettere in bacheca, ma vi dà anche, vi apre le porte della fase nazionale, esperienza nuova per molte di voi, sarà anche una vetrina ulteriore. Ma il nazionale l'abbiamo fatto 2 anni fa in Sicilia, che sfortunatamente ci è andata male, ma quest'anno speriamo di fare il necessario per cercare di arrivare in A2, che è un obiettivo nostro. Ve lo auguriamo anche noi, in bocca al lupo per la stagione. Grazie, complimenti per questa grande vittoria. Grazie, vive il lupo. In compagnia di Cristina Olivieri, sorridente nonostante la sconfitta, la coppa va all'Orione, però lo Sporting Gran Sasso arriva in finale a detta di molti a sorpresa, però vanno i complimenti alla tua squadra, alle tue compagne, un'ottima partita, un'ottima finale, uscite sconfitte ma con il sorriso, questo è importante. Io sono contentissima perché diciamo questo è il primo anno per me con loro, era già un bel gruppo. Lo stiamo crescendo, sto crescendo io con loro che sto cercando di insegnare qualcosa che viene dalla mia esperienza e dall'età che ho. E siamo contenti perché comunque siamo arrivati in finale, abbiamo giocato contro una squadra fortissima e nonostante la sconfitta noi siamo contenti e soddisfatte del percorso che abbiamo fatto in queste Final Eight. Quindi. Avete portato anche tanta gente a Pescara, tanti tifosi, avete festeggiato con loro questa brillante medaglia d'argento. Sì, siamo seguitissimi a Montorio, ci vogliono tutte bene, siamo una bella realtà che quest'anno appunto sta crescendo. Noi vogliamo bene a loro, loro vogliono bene a noi, ci hanno seguito in tanti anche oggi qua a Pescara. Posso solo ringraziarli, un grande bacio a tutti. Grazie a te, rinnoviamo i complimenti, sei sempre una delle protagoniste di queste Final Eight, anche con maglie diverse, e ti auguriamo di proseguire così. Io vi ringrazio, ci tengo comunque a ringraziare tutta la società, il presidente, i nostri dirigenti, i collaboratori di tutta questa squadra, perché veramente sono ragazze splendide, siamo ragazze che veniamo seguite dall'inizio alla fine, dall'inizio della preparazione fino adesso le Final Eight, veramente una società splendida, grazie col cuore a tutti quanti. Veramente. Complimenti di nuovo. Grazie. La Coppa di Serie C1 maschile va alla formazione dell'Antonio Padovani di Castelvecchio Subequo che vince ai supplementari contro un generoso ma poco fortunato Atletico Silvi che va in vantaggio al terzo minuto con planamente un gran gol dopo aver colpito la traversa. Al nono minuto pareggerà i conti Guilherme, detto Gui, 1-1 sul passaggio errato di un difensore. Ives, proprio allo scadere del primo tempo, con 2 minuti di recupero, segna il gol del 2-1, gol che viene pareggiato al nono della ripresa dopo l'espulsione di Ghi
che aveva respinto forse con un braccio su una conclusione di Di Remigio, rigore trasformato da Planamente, 2-2 che però resiste fino alla fine dei tempi regolamentari. Ci sono degli errori su tiro libero, sbaglia prima Ives per quanto riguarda il Padovani, poi sbaglia Planamente il possibile 3-2 che invece arriva nel primo tempo supplementare al quarto con il gol di Jordan. Al secondo tempo supplementare Vitigno arrotonda il risultato 4-2. Valente, fa rima convincente. Andrea, hai vinto tanto tanto tanto, questa coppa ha un sapore speciale. Sì, perché questa squadra ha iniziato 5 anni fa in Serie D, facevamo allenamento con la neve al campo all'aperto a un piccolo paesino di 800 persone e ritrovarli qua e dare un piccolo contributo insieme a tutti questi ragazzi fantastici è veramente un sapore diverso. Ti riferisci a Raiano? No, mi riferisco al Castelvecchio Subequo. Hanno iniziato con me. Sembra all'aperto, comunque. Sì, sembra all'aperto. Visto che vivi a Raiano. Allora, Andrea, è una partita che è stata equilibrata per una buona parte, due grandissime squadre che non c'entrano nulla con la Serie C, diciamoci la verità, ma da alta Serie B, correggimi se sbaglio. Poi a un certo punto i tuoi nei supplementari hanno messo qualche cosa in più, cioè erano più determinati e poi, diciamo la verità, Piccirilli ha fatto anche la differenza in porta. Sì. Portiere è stato bravissimo, tutti sono stati bravi, una partita molto equilibrata, loro più esperti, giocatori con più esperienza, noi abbiamo giocato con un 2000 quasi tutta la partita, noi ci manca quel pizzico di esperienza, ma abbiamo invece dell'esperienza abbiamo messo tanta voglia, tanto cuore, il presidente, la società e questi ragazzi si meritano questo risultato. Come Nenè ha meritato di vincere quel titolo, quel premio di miglior giocatore di questa finale, giusto così? Nenè è il primo giocatore che ha giocato in Serie A che mi dà del lei e quindi per me è un giocatore speciale. 42 anni se non sbaglio, ex nazionale del Venezuela, sbaglio? Certo, è un giocatore fantastico per personalità, per collaborazione, per esperienza e tecnica. Complimenti. Grazie tanto. Piero. Allora, che cos'è che non ha funzionato al di là del merito che va scritto, abbiamo detto prima nell'intervista precedente, sicuramente a Brano Piccirilli, ma anche una squadra che forse ci ha creduto un po' di più, soprattutto nei supplementari? Sì, sicuramente da fare i meriti al Padovani perché ha meritato, quindi non c'è niente da recriminare sotto questo aspetto. È bella questa tua correttezza a caldo. No, vabbè, ma bisogna essere anche obiettivi, poi non è che possiamo sempre dire colpe degli arbitri o tutto il resto. Io l'unica cosa che mi sento di dire dopo qualche anno che ho fatto questo sport, forse qualcosina ho fatto, è una formula pazzesca, è un qualcosa da rivedere, perché fare 3 partite, anche il calendario, in poche ore. A parte poche ore, poi il discorso di fare sorteggi all'inizio metti magari di fronte a squadre, bisogna un attimo rivedere, allungare un po' la situazione, fare 3 partite in 3 sere e noi abbiamo avuto, sinceramente abbiamo fatto 3 finali con 3 squadre di altissimo livello, perché se in un girone ci sono le prime 4 squadre, voglio dire, non è semplice giocarle le partite, quindi chiedo che forse qualcuno dovrebbe un attimo rivedere la formula. Quando vedo Piero Marrone ricordo i troppo bei tempi del Loreto. Credo che quello che abbiamo fatto noi è ripetibile veramente, ma per tutto il resto, non solo a livello sportivo, anche a livello umano, quello che siamo riusciti a fare a Loreto è stato veramente bello.